riciclare risparmia più di 7 volte di CO2. Cari colleghi consiglieri e cittadini, come ben sapete, in data 5 ottobre 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 agosto, con cui è prevista la riaccensione del gasificatore di Malagrotta, nonché la costruzione di un nuovo impianto di incenerimento della Regione Lazio. Il programma dell'amministrazione comunale, presentato durante la campagna elettorale, in tal senso è chiaro ed è concentrato in tre punti essenziali che non prevedono l'incenerimento dei rifiuti. Il territorio della Valle Galeria, come ben sappiamo, ha già subito e subisce, a causa della concentrazione di impiantistica industriale di varia natura e non solo, un carico ambientale enorme che non è più possibile sostenere. Ribadiamo anche qui oggi la nostra totale contrarietà alla riaccensione del gasificatore di Malagrotta e alla pianificazione eventuale di nuovi impianti di qualsiasi natura ricadenti nella Valle Galeria. Questo è la ragione per cui oggi abbiamo voluto questo consiglio congiunto con il municipio 11. Ci impegniamo attraverso questa mozione con la cittadinanza, che ringrazio per la presenza oggi qui, a fare tutte le azioni possibili per impedire che una zona già fortemente gravata dal punto di vista ambientale subiscano i carichi inquinanti e a salvaguardare e a tutelare la salute degli abitanti della Valle Galeria. Adesso che cosa succederà? Insomma, adesso bisognerà vedere il governo come reagisce, il ministro dell'ambiente, il presidente del consiglio, c'è un decreto del presidente del consiglio, DPCM, non è facile ritirare questa cosa dall'oggi al domani, però c'è un fatto fondamentale che la popolazione è totalmente contro la ripresa del gasificatore, che il comune è contrarissimo, la regione Lazio ha già detto che è contraria alla costruzione di nuovi inceneritori e a maggior ragione alla ripresa del gasificatore di Malagrotta, quindi non si vede come politicamente la cosa sia sostenibile per il governo Renzi. Oltre a questo va detto che la Commissione europea è, se posso dire, sul piede di guerra per le inadempienze del governo italiano nell'area di Malagrotta. Sono passati 3 anni dalla chiusura della discarica, 3 anni, nulla è stato fatto per la messa in sicurezza, non parliamo neanche della bonifica, non è stata fatta la ricopertura della discarica, il famoso capping, quindi ogni volta che piove pesantemente l'acqua entra, penetra nelle viscere della discarica, facendo uscire quantità di percolato, insomma l'inquinamento della falda continua, quindi siamo veramente in emergenza ambientale. Ricordato in quest'aula e continua ad essere massacrato.